Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a mostrarvi una possibile strategia per rispondere alla domanda che vedete qui nel riquadro. Ci viene detto se la somma tra x e il suo reciproco, x più 1 su x, è pari a 3. Quanto vale x alla quinta più 1 fratto x alla quinta o 1 fratto x alla quinta? Allora, per rispondere a questa domanda non vi è un'unica via. Quella che scelgo è la seguente, che prevede il non andare a risolvere l'equazione fratta x più 1 su x uguale a 3. Allora, innanzitutto considero le informazioni che ci vengono date, x più 1 su x uguale a 3, chiaramente x deve essere un numero diverso da 0. Altrimenti il suo reciproco 1 su x non può essere considerato. Vado a porre per semplicità, poi vedrete nel corso del video, il reciproco di x pari a y, quindi y è pari a 1 fratto x. In questo modo l'informazione x più 1 fratto x uguale a 3 ci porta a dire che la somma tra x più y è pari a 3. E il prodotto x per y? X per y è x per 1 fratto x è pari a 1, infatti x e 1 su x sono uno reciproco dell'altro. Quindi ragioniamo su due numeri reali, tali che la loro somma è pari a 3 e il loro prodotto è pari a 1, numeri x ed y. Non vado subito sulle potenze quinte, capirete man mano perché, la prendo un attimino alla larga. Rifletto sul noto prodotto notevole, che mi permette di sviluppare il quadrato di un binomio. A più b al quadrato è pari al quadrato di a più 2 volte il prodotto tra b più il quadrato di b. Servendomi di questo sviluppo, ricavo la somma tra al quadrato e b al quadrato. La somma tra al quadrato e b al quadrato è pari al quadrato della somma tra b meno 2 volte il loro prodotto. Al posto di a e b metto le quantità x ed y, che è quelle con cui operiamo in questo esercizio. Così possiamo dire che la somma tra i quadrati di x ed y è pari a x più y al quadrato meno 2 volte il prodotto tra x ed y. Ora, la somma tra x ed y è pari a 3. Il prodotto è pari a 1. Quindi possiamo riscrivere questa somma tra due potenze come 3 alla seconda meno 2 volte 1, il valore del prodotto. E tutto questo è pari a 3. In modo analogo, cerchiamo di ricavarci quanto vale la somma tra il cubo di x e il cubo di y. Ricorriamo questa volta al prodotto notevole che ci permette di sviluppare il cubo di a più b, il cubo di un binomio del tipo a più b. A alla terza, 3 volte a alla seconda b, più 3 volte a, b alla seconda, più b alla terza. Da qui possiamo ricavare la somma tra i due cubi, che è pari al cubo della somma di a più b, meno i due tripli prodotti, 3 a alla seconda b e 3 a b alla ter b alla seconda. Servendoci di questa relazione, al posto di a mettiamo x e al posto di b y. Andiamo quindi a ricavare la somma tra il cubo di x e il cubo di y. Questo è pari al cubo della somma tra x ed y. Meno 3 volte vado a raccogliere un xy a fattor comune oltre che il meno 3, meno 3 volte x per y per x più y. Ora, al posto della somma pongo il valore 3, al posto del prodotto il valore 1. Otteniamo quindi 3 alla terza, meno 3 per 1 per 3, il tutto è pari a 18, quindi la somma tra i cubi è pari a 18. Notiamo che x alla terza più y alla terza è equivalente a x alla terza più 1 fratto x alla terza. Penso che state iniziando ad afferrare l'idea. Un po' più complesso, qui proviamo a spostarci sulla somma tra le due potenze quinte. Qui, in questo caso, mi appoggio a una scomposizione, si può ricavare anche tramite divisione, con la regola di Ruffini, a questa relazione che mi permette di scrivere la somma tra due potenze, x alla n e y alla n, dove n è un esponente dispari o comunque
diciamo pari a due volte il numero intero più 1 se k è positivo. Qui ragioniamo su potenze però naturali. Se k è positivo, qui abbiamo tutte potenze esponenti dispari. La somma tra x alla n e y alla n è pari ad x più y, che va a moltiplicare questo polinomio. X alla n meno 1 meno x alla n meno 2y più x alla n meno 3 per y alla seconda meno x y alla n meno 2 più y elevato alla n meno 1. Nel nostro caso andiamo a porre al posto di n il valore 5. Così la somma tra x alla quinta e y alla quinta è pari ad x più y, che moltiplica x alla quarta, attenti alla sostituzione, meno x alla terza y più x alla seconda y alla seconda meno xy alla terza più y alla quarta. Notiamo che qui x più y lo conosciamo, va a valere 3, ragioniamo entro la parentesi tonda. Mi riscrivo x alla quarta più y alla quarta. E tra i tre termini che compaiono qui vado a raccogliere un meno xy, quindi meno il prodotto tra x ed y. Tra parentesi tonde mi rimane x alla seconda meno xy più y alla seconda. Quindi la somma tra x alla quinta e y alla quinta è pari alla somma tra x ed y, cioè 3, che moltiplica la somma tra le due potenze quarte, meno il prodotto x ed y è pari a 1. Guardiamo dentro la parentesi tonda. X alla seconda più y alla seconda vale 7. Abbiamo ricavato sopra, ci torno un attimo, il valore della somma tra i due quadrati. Quindi al posto di x quadro più y quadro metto 7, al posto di xy 1. Quindi x alla quinta più y alla quinta è pari a 3, che moltiplica x alla quarta più y alla quarta meno 6. Se riusciamo a individuare il valore tra x alla quarta e y alla quarta, possiamo anche rispondere alla domanda iniziale. Per muovermi sulla somma tra x alla quarta e y alla quarta, mi ricordo lo sviluppo, binomio di Newton, della potenza quarta di a più b. Ripreso questo sviluppo, posso dire, quindi lavorando qui, che la somma tra la quarta e b alla quarta è pari alla potenza quarta di a più b, meno 4 volte alla terza b, meno 6 volte alla seconda b alla seconda, meno 4 volte ab alla terza. Al posto di ab mettiamo x ed y. Otteniamo quindi x alla quarta più y alla quarta è pari a x più y tutta alla quarta meno quei prodotti, quelle potenze. Operiamo sugli ultimi tre termini, questi con coefficienti meno 4, meno 6 e meno 4, raccogliendo a fattor comune meno 2xy. Quindi riscrivo l'x più y alla quarta, raccolgo meno 2xy. Tra parentesi tonde ci rimane 2x alla seconda più 3xy più 2y alla seconda. Ora, x più y è pari a 3, quindi qui abbiamo un 3 alla quarta, meno 2 per 1, prodotto tra x ed y. Abbiamo entro tonda un 3 per xy, quindi un 3 per 1. E tra 2x alla seconda più 2 volte y alla seconda raccolgo un 2, essenzialmente è il doppio della somma dei quadrati tra x ed y. 3 alla quarta è pari a 81, 2 per 1 è 2, 3 per 1 è 3, x quadro più y quadro, l'abbiamo visto prima, è pari a 7. Eseguendo i vari calcoli, con attenzione, otteniamo il valore 47, x alla quarta più y alla quarta è 47. Quindi siamo in grado, vedete anche la comodità di operare con numeri naturali, siamo in grado di tornare a x alla quinta più y alla quinta. Questo è pari a x alla quinta più il reciproco di x alla quinta, è tre volte ciò che avevamo visto prima. Ora, al posto di x alla quarta più y alla quarta, mettiamo 47 e il gioco è pressoché fatto. 47 meno 6, 41 per 3, 123. Quindi la somma ricercata è pari a 123. Ecco, direi che con questa considerazione si può concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, così da poter rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate. Magari scrivetemi come avreste voi risolto un esercizio di questo tipo.
Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.